Allora, vi racconto brevemente perché sono qua e vi devo fare un passo indietro. Negli anni 70 ho cominciato a occuparmi di ragazzi, ragazze, adulti con problemi di tossicomania, soprattutto eroina, qualche volta cocaina, qualche volta alcol, ma soprattutto eroina. Questo inizia negli anni 70, negli anni dell'81 ho ricevuto il primo incarico ufficiale e poi nel 1991 ho aperto una struttura residenziale per la riabilitazione delle tossicomanie. Era una piccola struttura, arrivavano così, avevo tre persone per volta. E quando queste persone arrivavano, erano in genere in uno stato abbastanza pietoso, perché fisicamente, poi erano in una situazione che non riuscivano più a vivere né con la droga né senza droga. E in più la loro autostima era ridotta a zero, perché qualche volta per procurarsi la roba hanno cominciato a rubare i propri genitori, poi fratelli, poi i propri amici, poi in giro a rubare quello che si poteva e magari anche arrivare a situazioni di prostituzione, di truffe, di varie vene. Per cui la loro autostima era a zero. Frustrazione, autostima a zero, vergogna, incapacità a vivere con o senza droga. Quando l'assistente sociale veniva a portarmi queste persone, mi voleva subito spiegare la loro situazione, da dove sono passati, no? Il giudice, tribunali, e io io avevo una conoscenza in più dell'essere umano e io sapevo che ogni essere umano, ogni essere umano ha in sé una sua bontà fondamentale, ha in sé una sua perfezione interiore, ha uno spazio di amore e di gioia che è sempre lì, indipendentemente dalle storie dalle quali è passato. Per cui loro venivano da me con un'autostima zero, ma io sapevo, loro hanno questa perfezione interiore, hanno questa bontà fondamentale, hanno questa pura consapevolezza, hanno questo spazio di gioia e di amore. Al momento non lo conoscono, non sanno neanche dove si trova. E allora ecco che io potevo dire subito all'inizio: guarda, le tue storie al momento non mi interessano. Perché? Ma perché mi interessi tu, non le tue storie. Non sei le tue storie. Tu sei consapevolezza, non le tue storie. Avrai vissuto delle storie, hai delle storie, ma tu non sei le tue storie. A me interessi tu e non le tue storie. Allora, il tuo compito qui che arrivi da me, per prima cosa, devi scoprire la tua bellezza interiore, la tua perfezione interiore, la tua gioia interiore. Il tuo spazio d'amore, quello devi scoprire, quella perfezione. E il mio compito è, prima di tutto, di farti vedere dov'è, poi come ci si fa ad arrivare, no? E questa era la mia chiave di lavoro. Poi, col passare del tempo, veniva poi anche il momento di guardare le storie, ma il primo passo comunque era sempre quello di scoprire la propria bellezza, forza, punto fisso di perfezione, di bontà fondamentale interiore. Questo era il punto di partenza. Poi il resto bisogna chiarirlo, ma quello è il punto di partenza. E una volta conosciuto e sperimentato questo valore interiore, è un tesoro che vale per tutta la vita. Perché se guardi il mondo, politica è una roba instabile, economia è una roba instabile,
strutture sociali sono roba instabile. Se ascolti il tuo chiacchierio interiore che fa papapapapapapa da mattina a notte, è roba instabile. Tutto il movimento emozionale è instabile. Se tu invece conosci il tuo spazio interiore, la tua perfezione interiore di gioia, di amore, di pura consapevolezza, hai qualcosa di stabile, di sicuro per tutta la vita. Per cui questo incontro con te stesso diventa l'incontro più importante della tua vita. Quando tu ti incontri con te stesso, hai trovato un tesoro. L'incontro con te stesso è un tesoro. Allora, io ho condotto questo centro residenziale per la riabilitazione per 24 anni, poi sono andato in pensione, adesso sono pensionato, ho chiuso la struttura e mi viene il pensiero, questa conoscenza così pratica, così utile, non sono pochi che la conoscono, non è tanta gente che conosce questa chiave di lettura, di approfondimento, per cui una roba che va persa, sono pochi che hanno questa conoscenza. E io penso sarebbe utile che questo venisse insegnato nelle scuole, perché è semplice e è prezioso, bisognerebbe farlo conoscere. Allora, io avevo l'abitudine di parlare con uno, due, tre persone che venivano a casa mia, ma venivano con la richiesta, aiutami. Per cui la posizione mia adesso è diversa, perché nessuno viene, degli allievi non vengono a chiedere a me qualcosa. Sono io che vado a disturbarli nei loro impegni, no? Per raccontare qualcosa. E allora se è qualcosa che devo imparare come faccio a comunicare, no? In maniera che l'allievo, lo scolaro, lo studente mi ascolti al posto di prendere fuori il telefonino e vedere un po' cosa c'è, un WhatsApp, eccetera, no? E allora sono apprendistato e le volte precedenti io ho parlato per un'ora e ho visto non funziona bene così. Io non devo parlare. Io devo dire stop, adesso sto zitto. Adesso a questo punto io ho detto diverse cose e a questo punto voi vi dovete domandare un attimo, ma come, ma che cosa, ma perché, ma dove, ma dovete trovare le domande da pormi, dovete suggerirmi delle domande alle quali io posso rispondere. In questa maniera rimane vivo. Se io parlo per un'ora, alla fine vi annoiate. Allora, da quello che io ho detto, quali domande si possono porre? Quali domande vi vengono in mente che bisogna chiedere? Come si chiama la struttura? Com'è? Come si chiama la struttura? La mia? Ah, la mia struttura si chiamava Vincenzo Alte Costa. Ah, di cara. Ma non aveva un nome particolare. Oppure poi veniva, a un certo momento la chiamavano a di cara, perché la mia pagina web si chiama adicara.com, per cui dopo la fine la chiamavano centro residenziale a di cara. Ma è stata un'invenzione del pubblico. Ma dove era? Vicino a Lugano. Questo è una cartolina di auguri e dietro c'è l'indirizzo e anche la pagina web. Grazie. Sì. Grazie. Allora, quali domande mi ponete? Lei ha parlato della bellezza interiore. Sì. Come faceva?
faceva a far trovare ai, diciamo, pazienti a... Come facevo a farli vedere? Ah, esatto. A come far... Come si fa a scoprire? Allora, ci sono... bisogna prima capire dove si trova e poi come ci si fa ad arrivare, no? Allora, questa tua perfezione interiore ha un punto preciso dove è collocata. E allora prima ti faccio vedere quello e poi ti faccio vedere come ci si arriva. E la maniera per arrivarci, ci sono diverse maniere per arrivarci e in genere sono molto semplici, però una volta che conosci l'indirizzo, dove si trova, e conosci il mezzo, è semplicissimo. Allora, vediamo un po', qua mi devo... Quando fate una esperienza, bisogna vedere come è strutturata un'esperienza. C'è la vostra consapevolezza. C'è la... percezione, allora, una qualsiasi esperienza che voi fate presuppone che voi abbiate la consapevolezza. Dovete essere coscienti. Se dormite, se siete svenuti, non perché non avete la consapevolezza. Voi avete la vostra mente, ma la base della vostra mente, il fondamento, è la vostra consapevolezza. Se voi, per esempio, in questo momento mi state ascoltando, allora abbiamo da una parte la consapevolezza, la mente vi mette a disposizione la percezione sensoriale dell'udito, vi state ascoltando, l'oggetto della percezione sono le mie parole, poi state guardando, allora c'è da una parte la consapevolezza, la mente vi mette a disposizione gli occhi per vedere e vedete l'oggetto che in questo caso sono io. E questo è in tutti i casi così. In tutte le esperienze c'è questo, c'è la consapevolezza, la percezione sensoriale e l'oggetto dell'attenzione. Per esempio adesso voi avete, c'è un sacco di percezione, no? Percezione dell'ambiente, percezione di quello, delle mie parole, percezione visiva di quello che mi vedete. E poi c'è anche una percezione più interiore. Voi ascoltate contemporaneamente i commenti della vostra mente e il vostro dialogo interiore è fatto di parole. Voi pensate in maniera acustica, usate delle parole per pensare. Magari addormentandovi avete piuttosto delle immagini, ma quando siete svegli di giorno usate il sistema acustico, ascoltando le parole della vostra mente. Comunque anche qui c'è la consapevolezza che ascolta la mia voce, ascolta la propria mente che fa i commenti, no? Ora, l'attenzione è sempre dalla consapevolezza all'oggetto. Dalla consapevolezza voi percepite i vostri pensieri, percepite tutte le cose che si possono vedere, eccetera. La vostra identità
è la consapevolezza. Voi siete la consapevolezza, non gli oggetti percepiti. E la vostra perfezione interiore, quello spazio interiore, quella perfezione interiore, è la consapevolezza. La gente non se ne accorge perché è sempre proiettata sugli oggetti che percepisce, che siano i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie storie, tutte le cose della vita, no? E la base di partenza, la consapevolezza, rimane sconosciuta. E questa perfezione interiore, questa bontà fondamentale, è proprio la vostra consapevolezza. Se faccio ancora un esempio sulla maniera abituale di identificarsi, e poi andiamo dritti al punto come ci si fa a connettere con questa gioia interiore, questo spazio d'amore, questo spazio di perfezione, la bontà fondamentale, la pura consapevolezza. Normalmente una persona si identifica con le proprie esperienze. Allora, mettiamo nome, famiglia, il proprio corpo, se vediamo, formazione scolastica, professionale, poi il cumulo delle proprie esperienze. Oh, ce ne sono mille altri, adesso mi vengono in mente questi. È inutile stare a ragionare su tutte le forme di identificazione che ci sono. E questa è la maniera abituale di identificazione. Se andate a fare il curriculum, iscrivete un curriculum vitae, andate a presentarvi in un posto che cercate lavoro, voi dovete raccontare queste cose qua, l'organizzazione, l'età e via di seguito. Quello che qui viene dimenticato è che queste sono le cose che voi avete, ma quello che voi siete è la consapevolezza. Qua. No, questo è il vostro essere. Questo è il livello del valere, quello che voi avete. E voi non siete le cose che avete. Per esempio, una forte identificazione è il proprio corpo. Ma tu hai un corpo, ma non sei il corpo. Tu sei la consapevolezza che si esprime attraverso il corpo, che sperimenta attraverso il corpo, ma non sei il corpo. Hai una mano, non sei la mano. Hai un gomito, non sei il gomito. Hai uno stomaco, non sei lo stomaco. Hai una mente, un cervello, fantastico, ma non lo sei. Lo usi o non lo usi, ma la tua essenza è la consapevolezza. E lì questa consapevolezza è la cosa più importante di voi. La vostra consapevolezza è il vostro tesoro. E viene e non viene mai visto. Perché? Ma perché non si può vedere? Perché qualsiasi cosa che voi potete osservare fa parte di qui. Nessuna cosa che voi potete osservare è voi. Voi siete la consapevolezza. Ed è l'unica cosa che non si può osservare. È un po' come l'occhio. Io con l'occhio posso vedere il mondo intero, ma non riesco a vedere me stesso. Posso solo vedere con l'occhio le cose fuori, ma l'occhio non riesce a vedere se stesso. La consapevolezza è uguale. Percepisce tutto il mondo. E
poi si finisce con l'identificarsi con tutte le storie del mondo, ma dimentica, cioè non sperimenta se stesso. E allora ci sono vari modi per arrivare a sperimentare, arrivare al vostro, alla vostra essenza, arrivare alla pura consapevolezza, quello che voi siete, la vostra preziosità. Ci sono vari modi. Allora, una cosa che ci aiuta è che la pura consapevolezza ha un profumo. Io dico profumo perché mi mancano altre parole. La vostra consapevolezza ha un profumo. E il suo profumo è amore, e il suo profumo è gioia. Allora, quando voi sperimentate amore e gioia, siete all'indirizzo giusto, è la vostra essenza. E lì si può, ci sono già i primi esercizi che si possono fare. Siete pronti? Ne facciamo uno? Sì. Ah. Ok, allora c'è un esercizio che è progressivo. Cominciamo adesso nella sua forma più semplice. Ricordatevi di qualcosa che vi ha fatto gioire. Può essere una cosa semplicissima, so, siete andati a mangiare una pizza, eravate contenti di mangiare la pizza, cioè, qualsiasi cosa, pure avete incontrato un amico dopo tanto tempo, c'è un elemento di gioia. Eh? Ce l'avete? Trovato? Sì. Hai trovato qualcosa? Tu anche? Sì. Sì, tu? Tu? Ok, allora voi adesso state facendo rinascere questa esperienza di gioia e ora lasciate da parte la storia che ha procurato questa gioia, l'evento che ha procurato questa gioia e sperimentate la gioia di per sé, come l'avete vissuta e combinatelo col vostro respiro. Il vostro respiro manete il contatto con questa vostra gioia. Inspiro che entra, che esce, collegato con il vostro respiro. E il respiro ha questa facoltà di collegarci con questo spazio nostro interiore. E le prime volte che fate l'esercizio, si può ancora dire esercizio per punto, è questo qui, ricordarsi di un elemento di gioia, sperimentare la gioia senza le storie circostanti, collegarlo col respiro e respirare questa gioia. Quando avete fatto alcune volte questo processo, la cosa diventa più semplice. Voi ponete l'attenzione sul respiro e vi collegate alla gioia interiore. Non avete più bisogno di far risuscitare una esperienza passata, ma semplicemente chiudere gli occhi. Respiro che entra, respiro che esce e vi collegate allo spazio della vostra gioia interiore. Se l'avete fatto, quando comincia a funzionare anche questo, allora diventa ancora più semplice. Basta collegarsi. Ed è molto pratico perché è sempre a disposizione. Avete un momento difficile nella vostra vita? Ricordatevi, lo spazio della vostra gioia interiore. Avete stress, agitazione, eccetera. Ricordatevi, voi avete questo spazio preziosissimo in voi. L'accesso
e attraverso la gioia. Dopo c'è un altro mezzo, identico come esercizio, quello attraverso l'amore. Poi vi ricordate di un'esperienza dove avete vissuto amore. Un amico o un'amica, dopo tanto tempo che non l'avete vista, la rivedete, c'è una emozione d'amore. Oppure con una persona, con un amico, un'amica, una madre, un padre, un'esperienza di amore. E anche qua, prima vi resuscitate l'esperienza dell'amore con una storia. Vi concentrate, posate l'attenzione sull'esperienza dell'amore, senza storie. Lo collegate col respiro e così create il collegamento. E anche qua, la vostra mente, dopo poco tempo, ha stabilito la connessione e voi avete sempre a disposizione di collegarvi a questo vostro spazio. Poi c'è un'altra maniera. In ogni esperienza che voi fate, voi potete domandarvi chi fa l'esperienza. E arrivate a voi, io faccio l'esperienza. Ma proprio dietro, non io come storia, proprio quando io rimane puro, solo consapevolezza. Quello è l'indirizzo giusto. Questa possibilità di connettersi con questo spazio di pura consapevolezza, lo spazio del cuore, lo spazio della gioia, questa perfezione interiore, è una cosa molto pratica proprio nella vita quotidiana, anche col rapporto col prossimo. Ma prima di passare al rapporto col prossimo, vi voglio fare un esempio che chiarifica anche questo. Quando voi vado a fare cinema, avete lo schermo, la storia proiettata sullo schermo, bella brutta che sia, è la storia. E voi siete seduti e vi immergete completamente in questa storia, no? Se il film è fatto bene, voi siete dentro la storia, vi dimenticate addirittura di essere seduti sulla sedia. Poi arriva la pausa e voi prendete di nuovo coscienza di voi e potete giudicare il film, lo voglio continuare a vedere, oppure oppure è così bello che voglio vederlo una seconda volta. Adesso, se voi durante la proiezione del film, se voi vi alzaste, vi giraste indietro, voi potreste osservare la potente e chiara luce del proiettore e potreste riconoscere che questa chiara e potente luce del proiettore non è mai stata toccata dalle storie che ha proiettato sul film. Rimane sempre la chiara e potente luce del proiettore. E questa immagine del cinema è utile perché da noi è un po' la stessa cosa. Noi sullo schermo della nostra mente abbiamo le nostre storie infinite. Abbiamo le chiacchiere infinite della nostra mente e noi ci identifichiamo in queste storie, in questo dramma o quello che è. Rimaniamo dentro nella storia e siccome non facciamo mai pausa, non abbiamo la pausa come al cinema, rimaniamo dentro davvero, no? Se invece abbiamo una volta fatto quel processo di andare alla consapevolezza, noi sappiamo che la luce della nostra consapevolezza non è mai stata toccata dalle nostre storie, rimane sempre la luce della nostra consapevolezza. E
questa, fare questa conoscenza, io vi invito di sperimentare nella vostra vita questo punto vostro spazio, perché da stabilità e sicurezza voi, stabilità e sicurezza voi, e i problemi si trasformano in compiti, non sono più prigioni. E poi anche nel rapporto col prossimo vi è di utilità, perché se incontrate qualcuno, diciamo, manifestamente cattivo, voi vedete com'è manifestamente cattivo, ma voi sapete che nascosto, nascosto, lui non lo sa, ma voi lo sapete, che anche lui ha una sua purezza e perfezione interiore. Poi se è proprio cattivo, cattivo, e a posto di odiarlo, potete avere molta compassione. Perché? Perché non riconosce la sua bellezza interiore e adesso si comporta come un cretino. Allora questo vi dà una posizione più tranquilla verso il prossimo, perché sapete che qualsiasi persona ha questa purezza interiore, lo ignora magari, non lo rispetta, non lo conosce, ma ce l'ha. E io ho parlato tanto adesso, tanto. Avrei voluto parlare meno, ma... Se io vi guardo e vedo sorridenti, già questo è un'altra chiave d'entrata. Dovete guardare il vostro sorriso e siete già lì. Allora, altre domande che vengono. Lei ha, cioè, quando è che ha capito questa cosa della consapevolezza interiore? Cioè, gli ha detto qualcuno? Cioè, pensato? No, vi racconto brevemente. Fine. Beh, io avevo 13 anni. E sono nato in Svizzera tedesca e sono nato in un ambiente protestante, evangelico protestante, ma non praticante, per cui sono nato libero da ogni religione. Così, senza, non avevo né simpatia verso le religioni né antipatia, ero assolutamente neutrale perché sono cresciuto in maniera neutrale, mai avuto conflitto con le religioni. In maniera neutrale. Poi ci siamo trasferiti nel Ticino e mia madre, io vivevo insieme a mia madre da solo e lei mi ha collocato qualche volta quando lei andava in viaggio, così mi collocava in un istituto dei preti salesiani. Allora mi trovavo un tratto in un ambiente completamente nuovo, ogni giorno andare a messa. E io vedevo le sculture, cose, però era una mia esperienza completamente neutrale, non avevo né attaccamento né avversione, era così e basta. E così ho partecipato ogni giorno a questa esperienza di andare in chiesa, ma senza esperienze, io non ho fatto nessuna esperienza. Poi è successo che è finito l'anno scolastico, i ragazzi sono andati tutti a casa nelle loro famiglie, però mia madre non era ancora tornata dal viaggio, per cui io mi sono trovato da solo con questi sacerdoti. E lì ho notato che l'atmosfera in chiesa, l'energia che si sviluppava in chiesa era diversa. Quando tutti questi sacerdoti cantavano, pregavano, si creava una energia che era vivibile, era sperimentabile. E io ho detto, no, questa energia mi piace, questa la voglio, questa energia qua, che sperimento qui, che c'è qua, la voglio. Allora ho chiesto, come faccio ad averla? Te voglio diventare prete salesiano. E loro mi hanno detto, devi fare così.
così, poi devi avere la cresima, poi devi fare qui, poi devi credere in questo, poi devi credere in quello, poi devi credere in questo e devi fare quello, eccetera. E ho detto, no, per me è troppo complicato, no, c'è questa roba qua, è troppo. Però io nel frattempo avevo già letto dei libri di yoga. E così ho preso la bicicletta e sono andato a c'era una scuola di yoga a Caslano, sul lago di Lugano. C'era un maestro di yoga che si chiamava Sivaraja Yasodhyana, un indiano. E gli ho chiesto di poter diventare allievo, ma lui non ha capito la profondità della mia domanda. Comunque, e lì c'era anche una signora che ha insegnato la meditazione. E così io, da ragazzino da 13 anni, mi sono messo in un gruppo, questa signora mi dava un gruppo, forse 10 persone, 12 persone, così, a fare le mie prime esperienze di meditazione. E è stato lì, adagio, attraverso le meditazioni, perché meditazione, ma anche conoscenza attraverso i libri e poi l'esperienza attraverso la meditazione che ho scoperto e conosciuto questo spazio di perfezione interiore. Poi nel 1971 avevo letto un libro di Timothy Leary sulle droghe psichedeliche. E questo libro era molto interessante, ma la mia conclusione era diversa del libro. Io dicevo, facendo la meditazione tu arrivi a un risultato ben diverso che questo artificiale della chimica. E questo inizialmente è stato solo un pensiero e poi si è sviluppato e alla fine ho cominciato a lavorare in quel settore lì. E la mia esperienza personale e nel lavoro mi ha sempre confermato questo. Ogni persona ha in sé questa bontà fondamentale. Adesso possiamo chiamarla diversi nomi, possiamo chiamarla pura consapevolezza, coscienza, pura consapevolezza, spazio d'amore e spazio di gioia. È testimonianza, è la vostra, voi l'avete tutti i giorni con voi, solo che l'attenzione è sempre fuori e raramente è dentro. Il respiro, il collegamento con la gioia interiore, con l'amore, vi porta all'indirizzo giusto, quello è il vostro. C'è un'altra cosa che vorrei farvi vedere, una cosa che può essere utile proprio come pratica di vita quotidiana. Si chiude gli occhi, si pone l'attenzione sul respiro, come entra, come esce, come entra, come esce. E questa attenzione sul respiro che entra e che esce ti rilassa molto e tu vai in uno stato di sempre maggiore tranquillità. Poi nascono pensieri, eccetera, pensieri che vengono, li lasci venire, se ne vanno poi da soli, non ti metti attivamente adesso a risolvere problemi, ma tu semplicemente poni attenzione al respiro che entra, che esce, che entra, che esce. E questo esercizio di attenzione sul respiro, occhi chiusi, è molto utile farlo, magari due volte al giorno, alla mattina, alla sera, alla mattina, alla sera, anche un solo minuto, così. E quello potete già osservare, lo fate per tre giorni, potete già osservare cambiamenti. Primo cambiamento che si osserva è una maggiore libertà di fronte a tutti gli eventi quotidiani. No? Ho fatto prima l'immagine, quando se hai dei problemi ce li hai qua. Se fai quell'esercizio li vedi, ma sono qua. E qui sono semplicemente i compiti.
Tendo a parlare troppo, eh? No. Detto che siamo abituati a peggio, che svegliamo 6 ore di lezione la mattina. Non ho capito. Che siamo abituati a peggio. Perché 6 ore di lezione. Allora, io ho ancora una immagine da darvi. E poi andiamo avanti, vediamo se troviamo altre. Weißt du, was ein Sackchen vielleicht? Io ho portato qua un sasso e questo sasso l'ho portato qua perché simboleggia un po' il vostro modo di identificarvi. Voi avete un corpo, vi identificate col corpo. Avete un peso, vi identificate col peso. Avete un colore, vi identificate col colore. Avete varie caratteristiche, vi identificate con le varie caratteristiche. E io non mi accontento di questo. Io voglio che voi andate alla scoperta del tesoro che avete voi. Grazie. Allora, la cosa più bella che vi possa capitare nella vostra vita è incontrare voi stessi. Io non posso neppure dire ciascuno di voi posso dire che voi siete molto, molto più belli di voi, di quello che voi potete credere. Sì. Sì. Uff. Sì. È la nostra, il nostro tesoro interiore. Allora, Greta, dimmi, che domande hai? Ora nessuno. Eh? Ora nessuno. Come? Ora nessuno. Ora? Nessuna. Ah, nessuno, ok. Poi, Elisa. Poi io non lo volevo fare. Non lo metto niente. E Letizia? Quante persone hai aiutato nella... non lo so. Perché ho lavorato, la struttura l'avevo aperta per 24 anni, però ho già lavorato per 10 anni prima senza struttura e poi avevo circa 1, 2, 3 persone sempre in casa, però c'era gente anche che veniva per una settimana, per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi, i più importanti stavano magari 9 mesi, un anno. E poi no, gente magari veniva solo per il fine settimana, no? Poi anche adesso che la struttura è chiusa continuano a telefonarmi, a chiedere, eccetera. Poi, com'è che funzionava? Cioè loro erano con lei? Allora, prima di tutto arrivavano in questa situazione distrutti, sia esteriormente che interiormente, e
e quando arrivavano in cucina noi potevamo già guardarli. Ah, adesso questa qui è l'immagine di adesso, no? Chissà come sarà quando c'è la gioia interiore che esce, no? Era già immaginato come sarà il volto diverso. Allora l'inizio era sempre facile, perché prima di tutto ti do una buona notizia: le tue storie allora non mi interessano, hai fatto esperienze di prostituzione, di furto, hai fatto gli amici, i parenti, sono le tue storie, ma non mi interessano, perché non sei tu, tu non sei le tue storie, tu sei la tua consapevolezza, hai in te una purezza. Allora il primo compito è di riconoscere questa tua perfezione interiore, questa è fondamentale, questo spazio d'amore, di gioia, lo spazio del tuo cuore, è quello che devi conoscere. E io ti aiuto. Allora questo era un sollievo. Non mi rompe le scatole. E ponete l'attenzione su questo spazio del vostro cuore, su questo spazio della vostra gioia interiore, su questo spazio di pura consapevolezza. Quando voi cominciate a familiarizzarvi con voi stessi, a riconoscervi voi stessi, automaticamente create un meccanismo di purificazione. Il vostro sistema vuole liquidare le cose inutili, vuole liquidare le cose che li pesano. Voi avete nel vostro sistema degli stress, delle frustrazioni, delle rabbie, delle cose. Il sistema non li vuole espellere. E lo fa, butta via. Però è il momento di lasciarvi, vi passano ancora sotto il naso. Ve lo sentite. Magari non sapete esattamente che cos'è che adesso se ne va, però è una cosa sgradevole. E lì nasce questa purificazione, viene fuori molta frustrazione, le incazzature, le rabbie, le aggressioni. Tutto questo per un certo momento, un certo periodo viene fuori. E poi dopo un po' diventa, si tranquillizza finché uno è di nuovo. Un'altra immagine per dare questo: quando voi state fermi, siete stabili. Il momento che voi cominciate a camminare, a progredire, andare in avanti, voi perdete sempre il vostro equilibrio a favore di una posizione più avanzata. Se voi correte, siete in caduta libera, in avanti, per un futuro equilibrio. E sperimentare lo spazio vostro perfetto, puro, luminoso, chiaro, crea purificazione e vi libera da tutto il bagaglio appresso che è inutile. Io penso che voi possa fare ancora un piccolo esercizio per finire. Faccio un paragone. Il nostro mondo interiore lo possiamo paragonare a una città. Il nostro mondo interiore. Se noi guardiamo le città nostre, vediamo che la parte più preziosa è il centro. E questo dà poi il carattere alla città intera. Per esempio, pensate a Firenze, poi pensate subito alla piazza della Signoria con Davide, e poi lì c'è l'entrata, c'è proprio lì l'entrata alle prime sale degli Uffizi, dove sono esposti le pitture su oro del Rinascimento fiorentino. E queste pitture su oro del Rinascimento fiorentino sono di una tale bellezza, una tale bellezza, che per ogni mese succede che delle persone hanno uno shock da troppa bellezza. Ogni mese, shock da troppa bellezza, devono essere ricoverate,
si chiama sindrome di Stendhal. E poi la cosa è semplice, perché non è una malattia, è semplicemente uno shock di sopravvivenza. E lì vengono in 3 giorni privazione, devono stare più o meno in buio, senza musica, al silenzio, senza stimoli sensoriali, entro 3 giorni sono a posto. Comunque, shock di troppa bellezza è una cosa che... Allora, questo Piazza della Signoria e degli Uffizi sono veramente il simbolo della città di Firenze, sono il loro centro. Per esempio Milano, sì, quello che simboleggia Milano è il Duomo. Allora, in periferia hai tante cose, hai la fiera campionaria, hai studi universitari, varie cose, lo zoo, non so se a Milano c'è lo zoo, ma penso forse sì, no? E quando vai al Duomo, davanti al Duomo ci sono i carabinieri o insomma la polizia che controlla per vedere che tu non porti dentro roba inutile, no? Cioè roba sconveniente. E allora noi adesso facciamo un viaggio nella nostra città interiore. Chiudiamo gli occhi. E ci troviamo ancora in periferia. E qui troviamo tante cose, troviamo la fiera campionaria dell'ego, che è una fiera gigantesca quella dell'ego. Poi abbiamo uno zoo, ma comunque ci sono bestie libere, come non so, la bestia della rabbia, della gelosia, dell'invidia, dell'orgoglio, eccetera. Ma se non li disturbiamo, stanno tranquilli. Poi troviamo tanti cartelli stradali che ci indicano centro, 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 ma poi vediamo che ci indicano anche centro estetico, centro sportivo, centro di ogni genere, ma noi in fondo vogliamo andare a un altro centro, il vero centro. E lì ci è comodo usare il GPS. Il GPS ti porta dritto al centro. E lì c'è questo nostro Duomo interiore e vogliamo entrare, ma anche lì ci sono le guardie che non ti lasciano entrare con tutto il bagaglio appresso, per cui ci dicono: tu vuoi entrare, va bene, ma lascia fuori anche le tue scarpe. Allora abbiamo lì una scaffalatura e lasciamo fuori le nostre scarpe. E però per poter entrare anche il bagaglio appresso non va bene, per cui dobbiamo lasciare lì sulla scaffalatura insieme alle scarpe, lasciamo anche tutte le nostre storie passate. E poi tutte le nostre storie presenti. E poi lasciamo lì anche i nostri problemi. Lasciamo lì anche l'immagine che abbiamo di noi. Possiamo lasciare lì solo per quei pochi minuti che entriamo, dopo possiamo riprendere tutto, nessuno ce li porta via, eh? Allora possiamo lasciare lì anche l'immagine che abbiamo di noi, i nostri problemi, le nostre storie. E adesso siamo pronti per entrare. E adesso che siamo dentro, poniamo l'attenzione sul nostro respiro, come entra, come esce, come entra, come esce, come entra, come esce, come entra, come esce, e magari potete provare già a collegarvi con la vostra gioia interiore. Respiro in.
tuo sentire e il tuo agire con la tua volontà fondamentale, il tuo purezza interiore. E poi vi auguro che potete avere la totale fiducia in voi, in questo nostro spazio. Ecco, questo io vorrei che vi faccio. Avete ancora qualche domanda? Forse un'ultima cosa, non lo so se... Qualsiasi cosa che voi potete sperimentare, lo potete sperimentare perché avete la vostra consapevolezza. Ah, qualsiasi cosa. Allora, la consapevolezza è alla base. E poi voi fate un'esperienza che sta sopra. Per esempio, voi sperimentate dolore, un dolore forte magari, so. Qualcuno vi ha lasciato, qualcuno è morto, un dolore, è diventato un dolore. Questo dolore voi lo potete sperimentare perché alla sua base c'è la consapevolezza. E la consapevolezza ha il profumo dell'amore e il profumo della gioia. Allora, voi però non state sperimentando. Allora, quello che voi sperimentate è collegato a una storia. C'è una storia e poi c'è l'esperienza. Se voi entrate profondamente nell'esperienza di questo dolore, per esempio, voi trovate che al centro ritrovate l'orizzonte della consapevolezza. Il che non vuol dire che adesso il dolore sia sparito, ma c'è di nuovo l'orizzonte grande e vasto della nostra pura consapevolezza, dove c'è spazio anche per il dolore. E questo per qualsiasi esperienza che voi fate, quando voi fate un'esperienza sgradevole, non so, siete tristi, siete in malumore o qualcosa, potete fare quell'esperienza solo perché alla base ci siete voi, la vostra consapevolezza, che ha questo valore. Allora potete entrare in quell'emozione disturbata, sperimentarla per arrivare al centro, alla base della consapevolezza. Allora, l'incontro con voi stessi qui è un augurio che vi faccio. Andate a sperimentare, a scoprirvi. Siete voi il vostro valore. Siete la cosa più preziosa e bella che voi possiate incontrare. Siete voi stessi, non qualcosa d'altro. Voi siete questo. Se poi incontrate qualcuno che anche conosce questo spazio interiore, wow, siete fortunati. Devo fare ancora qualcosa, devo dire ancora qualcosa di fine. Cosa dici? Okay. Magari se vengono domande, potete anche scrivere email. Ah sì, se avete delle domande potete porre delle domande via email, oppure mettete il mio numero, c'ho anche WhatsApp, per cui con il numero lì che si può fare anche il collegamento WhatsApp. Non manca il prefisso italiano svizzero che è 0041. Sì, sì, sì. Allora, io ho detto poco. Perché non posso dirvi tutto, dovete scoprirlo voi. Comunque vi garantisco che è molto, ma molto, ma molto di più quello che io ho potuto dirvi. Ebbene, voi siete veramente il vostro tesoro. Grazie davvero.